lo spessore criminale è stato evidenziato anche dai pentiti e peraltro anche a seguito di indagini anche di natura tecnica, però è stato anche giudicato dal Tribunale di Catania e condannato anche per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Quindi non soltanto i pentiti, ma poi vi sono state anche delle indagini di carattere tecnico e delle indagini di carattere patrimoniale che hanno consentito di rilevare questa sproporzione tra il suo reddito e la sua attività, i suoi beni effettivi, e quindi in base alle indagini anche tradizionali si è pervenuti a questo provvedimento prima di sequestro e poi di confisca.